archiviste che hanno lavorato presso l'archivio e che illustreranno un po' la loro esperienza. Gemma Veglia e Andrea Mario, tra l'altro, sono stati curatori, gli organizzatori prima e i curatori, gli organizzatori prima di un convegno su Luigi Piccina, che si è tenuto a Napoli ormai due anni fa. Sì, nel 2014. E recentemente è uscita una bellissima pubblicazione. Vostre di mostra. Assolutamente. Naturalmente su Luigi Piccinato, in cui si raccolgono, sono raccolti con gli atti di quel convegno, ma ci sono anche altri contenuti che tratteggiano questa figura veramente completa e complessa di Luigi Piccinato. Per cui io lascio la parola a lui. Conseguendo anche il premio Valadier per la migliore tesi.
il periodo formativo in maniera significativa si arricchisce anche di tappe all'estero, e questo, diciamo, sin dall'inizio testimonia una grande apertura da parte dell'architetto. Il biennio di frequentazione della Technische Universität di Monaco, e in quegli anni, dal 24 al 27, lavora anche allo studio di Marcello Piacentini, alla cui cattedra di edilizia cittadina e anche dei giardini, che poi dal 32 assume la denominazione di urbanistica, collabora tra il 24 e il 1930. Altre tappe significative, ovviamente, la fondazione nel 26 con Gaetano Minucci del gruppo degli urbanisti romani, nel 28 l'essere diventato membro del movimento italiano dell'architettura razionale, e si può dire che sicuramente dalla metà degli anni 20 sino alla fine degli anni 30 sia il periodo in cui matura la prima fase dell'elaborazione concettuale sui temi dell'urbanistica, una fase che si apre con il piano regolatore di ampliamento della città di Padova, concepito con il CUR nel 1926, e si arricchisce poi una serie di occasioni progettuali come Brescia nel 27, operazioni celeberrime come Sabaudia nel 34, annoverando anche poi le esperienze come quella di Ivrea. In questo arco temporale, anni 20, anni 30, il 1930 è sicuramente un anno particolarmente significativo, perché vicinato consegue la libera docenza in urbanistica, esaminato da una commissione composta da Gustavo Giovannoni, Giovanni Battista Milani, Marcello Piacentini, con una lezione intitolata Città, Giardino e Piani Regionali. E poi a Napoli Piccinato costruisce anche quello che è il suo corso di urbanistica. Viene chiamato alla neonata scuola di architettura dall'allora preside Alberto Causalini, e il momento in cui costruisce il suo corso di urbanistica, di cui appunto questa immagine è il compendio, la copertina del compendio delle sue lezioni, Piccinato diciamo dà prova dell'intendere questo corso non solamente come l'insegnamento di una singola disciplina, ma come coltivazione di un campo di sapere, come luogo della sua continua fertilizzazione, e quindi non solo come atto e contenuto dell'insegnare, ma soprattutto come messaggio etico. A Napoli resterà sino al 1950, quando vinta la cattedra si trasferisce a Venezia, e da qui nel 63 approda a Roma. Questa lunga, prestigiosa attività di insegnamento è concentrata soprattutto attorno a tre stili, destinata ad influenzare tre generazioni, almeno tre generazioni di urbanisti. E questa attività è premiata nel 59 con la medaglia d'oro per l'educazione nazionale, e poi nel 75 a Roma, a conclusione della carriera accademica, Piccinato viene insignito del titolo di professore emerito. Volendo ricordare brevemente altre tappe di una lunga e intensa carriera, ci sono gli incarichi nella commissione del Ministero dei Lavori Pubblici per la redazione della nuova legge urbanistica nel 41-42, sempre all'interno del Ministero dei Lavori Pubblici per la ricostruzione edilizia nel periodo 45-46, rappresentante dell'INU nelle commissioni nuovamente del Ministero dei Lavori Pubblici per la riforma della legge urbanistica, oltre che poi una serie di premi prestigiosi come il premio Olivetti per l'urbanistica nel 55, o ancora il premio dell'INARC nel 1961. Il fatto singolare è che un personaggio unanimemente salutato come uno dei maestri dell'urbanistica italiana sia stato oggetto di una attenzione critica, ecco, che potrebbe essere definita singolare, e questo perlomeno sino ai primi anni 90. Questo aspetto mi sembra che sia stato ben evidenziato da Chiara Berlini nel 1992, quando ha scritto,
e cito, il suo ruolo è rimasto sottinteso. Curiosamente, uno dei principali urbanisti è stato studiato prima come architetto, ma lasciando aspetti inesplorati, mai oggetto di studio approfondito, pochissimo discussa la sua produzione teorica, di lui si è parlato ancora assai poco. E l'anno dopo, in maniera del tutto simile, Federico Malusardi ribadisce, sorprende come la critica non abbia, fino ad oggi, affrontato adeguatamente l'esame dell'opera e della personalità di Luigi Piccinato, la cui presenza di protagonista sulla scena dell'urbanistica italiana è durata oltre 50 anni. Non che per Piccinato siano mancati riferimenti numerosi e di differente portata nei trattati di storia dell'architettura moderna, nelle parti riguardanti la vicenda italiana tra le due guerre, ma si è trattato in genere di passaggi rapidi, spesso convenzionali, per lo più riferiti al periodo iniziale della sua attività e più attenti a cogliere il senso generale degli eventi che non ad analizzare ed interpretare un contributo specifico. L'importanza dell'azione di Piccinato, dice ancora Malusardi, sembra essere stata data apoliticamente per scontata e quindi sembra escludere la necessità e l'utilità di un'analisi sistematica. E questo tutto sommato è confermato scorrendo una bibliografia degli scritti su Luigi Piccinato. Il primo scritto in cui compaiono riferimenti alla sua opera appare nel 1926 sulle pagine di Architettura e Arti Decorative, rivista a cui collabora tra il 27 e il 31, e l'articolo è firmato da Gaetano Minucci, intitolato La mostra internazionale di edilizia a Torino. Vi sono pubblicati due studi di teatro che l'architetto aveva presentato nei mesi di maggio e di giugno all'esposizione torinese. A partire da questo momento, con una certa continuità, le architetture e arti decorative appaiono articoli dedicati ai suoi progetti. Ricorrono riferimenti al piano di Padova, di Brescia, di Foggia, alla partecipazione alla prima mostra nazionale dei piani decoratori tenutasi a Roma nel 29, al piano di Cagliari, al progetto presentato al concorso per la città e per la Marina di Pisa. Nel 1931 sono il primo articolo sulla Casa Bella, riservato all'esposizione di architettura nazionale dello stesso anno, e il primo articolo su Domus, che Alfio Pallica dedica al progetto di Villa Guerra ai Paglioni. Dal 1932 al 1942, con la sola eccezione del 39, compaiono ogni anno articoli diversamente distribuiti su architettura, subentrata nel frattempo ad architettura e arti decorative, su La Casa Bella, dal 1933 Casa Bella, su Rassegna di architettura, sull'architettura italiana, incentrati su differenti progetti e piani, come ad esempio Perugia, Catania, Padova, Benevento, ovviamente Sabaudia e Aprilia, sul concorso per il Palazzo Vittorio, sul programma per l'E42, ma anche sulla Casa Coloniale esposta alla Quinta Triennale di Milano, o ancora sugli interventi nella Mostra Triennale delle Terre Oltremare. Dopo la guerra, il primo articolo dedicato al quartiere sperimentale Tutti Otto appare nel 1948 su Metron, rivista che Piccinato fonda nel 1945 con Mario Ridolfi e dirige sino al 1952. Negli anni successivi, in maniera discontinua, compaiono numerosi e frequenti scritti su urbanistica, ma anche sull'architettura, cronache e storie. Va ricordato in proposito che però sarà spesso lo stesso Piccinato a parlare molto dei suoi progetti e molti dei saggi sono raccolti nei tre volumi di scritti vari e nei due tomi di relazioni e piani regolatori che l'architetto stampa in proprio a Roma nel 1977. Si può dire che questi scritti pubblicati dal 48 al 60 siano però dei lavori in cui continua a mancare la prospettiva storica, nel senso che riguardano sempre progetti contemporanei e quindi si parla tra il 48 e il 60 delle esperienze urbanistiche in Argentina, dello Stadio Adriatico, del quartiere San Giuliano a Mestre. Ed è solo a partire dal nuovo decennio che cominciano a vedere la luce studi in cui in maniera retrospettiva sono esaminate esperienze progettuali precedenti come
la presenza nel MIAR, il progetto di Sabaudia, il piano di Napoli del 34-39. Nel 79, quando Piccinato ha oramai 80 anni, Carlo Doglio, urbanista emiliano di 16 anni, più giovane di lui, come lui transitato dalla facoltà di architettura napoletana, gli riserva una breve biografia, una cronologia delle opere e una cronologia degli scritti nel volume La pianificazione organica come piano della vita. Due anni dopo, Federico Malusati, in un articolo apparso su Urbanistica, analizza alcuni leitmotiv della sua attività di docente, un articolo intitolato L'insegnamento dell'urbanistica nella facoltà di architettura a Roma, una vita difficile. Sono forse questi i primi momenti in cui aspetti e questioni pregnanti dell'opera di Piccinato sono riguardati da una certa prospettiva storica. Particolare attenzione al suo lavoro è poi prestata all'estero nel settembre del 1980, in concomitanza dell'attribuzione del Donatori dell'Associazione Internazionale degli Urbanisti, durante il congresso dell'associazione. In questa occasione, all'Hotel Hilton di Tunisi, viene allestita una mostra che in oltre 60 pannelli prova a sintetizzare l'incredibile mole di progetti e piani prodotti in una carriera quasi sessantennale. Ovviamente alla scomparsa dell'architetto, il 29 luglio del 1983 a Roma, compaiono, sono pubblicati numerosi articoli commemorativi e ricordi, molti dei quali tutti in un unico numero di Urbanistica e Informazioni. Scrivono di lui, tra gli altri, sulle varie testate, Giovanni Astengo, Antonio Cederna, Enrico Costa, Ezio De Lucia, Cesare De Seta, Italo Insolera, Federico Manzardi, Edoardo Salzano, Mario Sanfilippo, Bernardo Secchi e Bruno Zelli. Nel gennaio del 1984 a Palazzo San Michele a Roma prende forma la mostra Piccinato in luce. Una breve rassegna all'atere del Seminario Internazionale Urbanistica, Territorio e Crisi dei Processi di Sviluppo, in occasione della quale per la prima volta vengono presentati disegni originali di alcuni suoi piani urbanistici maggiormente significativi. Benevento, Sabaudia, Ivrea, Matera, Siena, il risanamento del ghetto di Padova, Istanbul, tra questi. In ogni caso è nel decennio successivo alla scomparsa dell'architetto che viene condotta la gran parte degli studi di maggiore respiro. Nel 1985 appare Luigi Piccinato Architetto di Cesare De Sessa per l'edizione Dedalo, un libricino che analizza alcuni dei suoi progetti architettonici, che comprende una significativa intervista, però è totalmente privo di apparati. Quindi manca di un elenco cronologico di opere e progetti, manca di un registro degli scritti di e su Luigi Piccinato. Nel 1986, invece, Chiara Merlini si laurea all'IUAB con una tesi dal titolo Luigi Piccinato, un urbanista, che confluirà in un saggio celeberrimo, molto spesso citato, anzi quasi sempre citato, a cui farò cenno tra breve. Nel 1989, quando gli eredi dell'architetto donano alla Sapienza l'enorme mole di documenti relativi alla sua attività, ad onorarne la memoria nell'aula magna dell'Ateneo sono presenti i maggiori esponenti della disciplina in Italia, e il convegno vede anche interventi di personalità che per motivi diversi avevano avuto modo di interloquire con Piccinato in sedi e momenti differenti, dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici al Consiglio Comunale di Roma, dall'Università alle associazioni come l'IMU e l'INARC. E arriviamo al 92, anno in cui Chiara Merlini, sviluppando il lavoro della citata tesi di laurea, pubblica nel volume Urbanisti Italiani, dato da Paola Di Biagi e Patrizia Gabellini per la terza, un saggio intitolato Luigi Piccinato, una professione per la città e la società. L'obiettivo complessivo del volume di Di Biagi e Gabellini era quello di riflettere su un variegato numero di intellettuali appartenenti a più generazioni,
con percorsi differenti, talvolta anche poco connessi tra di loro, mettendo in evidenza la complessità dei materiali prodotti, quindi piani, progetti, proposte legislative, scritti, e al suo interno l'articolato lavoro di Chiara Merlini si sofferma in particolare su modi e luoghi dell'urbanistica nell'opera di Piccinato, su temi, affronta la questione del sapere, del senso del fare urbanistica, del disegno per una società civile e poi sul ruolo dell'urbanistica, un po' medico, un partista, un po' giudice, un po' filantropo. Il saggio di Chiara Merlini è corredato da un'articolata cronologia delle principali tappe formative della carriera, da un elenco degli scritti di Luigi Piccinato, quindi un elenco dei soli scritti dell'architetto, e da un registro delle opere suddiviso in piani e studi urbanistici e progetti architettonici. Del 1993 il volume di Federico Manusardi, Luigi Piccinato e l'urbanistica moderna, che costituisce una significativa raccolta di documenti, scritti, analisi di taluni dei maggiori piani, nonché di testimonianze prodotte in occasione del convegno romano del 1989. Di questo stesso anno è poi il saggio di Patrizia Gabellini, Luigi Piccinato, Plinio Marconi, la fondazione dell'urbanistica contemporanea, nel volume curato da Giuseppe Camposvenuti e Federico Oliva, 50 anni di urbanistica in Italia. Va inoltre ricordato che in quest'arco temporale, in particolare nel 1988, Giovanni Astendo ripubblica per la Marsilio il celebre Urbanistica, edito nel 1947. Possiamo dire che dopo tanti commenti, utilizzando un'altra espressione di Chiara Merlini, dopo tanti commenti che spesso hanno lasciato troppe cose nel non detto, tutti questi studi finalmente appaiono finalizzati, sia pure con esiti molto diversi, a mettere a fuoco la complessiva biografia intellettuale e professionale di Piccinato. Ora, il tentativo più avvertito mi sembra che sia quello di riflettere sul ruolo che assume nella costruzione di un sapere disciplinare, per cui si cerca di sottolineare il suo merito di aver saputo selezionare gli esiti migliori delle teorie dei suoi maestri. Marcello Piacentini, con cui, lo abbiamo detto prima, giovanissimo aveva condiviso le sue prime esperienze professionali, e Gustavo Giovannini, maestri da cui nella maturità Piccinato in maniera anche piuttosto ovvia a prendere distanze, minimizzando il suo debito culturale, come appare in maniera esemplare da quella che è una affermazione spesso citata che Piccinato nel dicembre del 1982 rilascia nel corso di un'intervista a Sergio Stenti. L'affermazione è questa: ebbene, devo dire che la parola urbanistica, ma non solo la parola, l'ho fondata io in Italia. Marca cioè un percorso di rimozione di ciò che è superfluo, attardato, non condivisibile nella visione dei suoi maestri, personaggi che ovviamente hanno dominato la scena nel momento in cui si è formato come architetto e si è affermato come urbanista. Del rapporto Giovannoni-Piccinato hanno scritto numerosi studiosi, a partire da Giorgio Ciucci nel 1982 in un saggio pubblicato nella Storia dell'arte italiana, in un volume dedicato al Novecento, la storia dell'arte italiana curato da Federico Zeri. Il saggio si intitola Il dibattito sull'architettura e le città fasciste, e in questo saggio Ciucci riconosce che le proposte formulate negli anni 20 da Le Cour rappresentino in una certa misura l'evoluzione del pensiero giovanniano. Successivamente, nella Città contesa nel 1989, Guido Zucconi identifica Piccinato proprio con la figura del nuovo architetto tratteggiata da Giovannoni e dall'Associazione Artistica per oltre 20 anni. E anche Chiara Merlini riconosce questo rapporto, sottolineando la derivazione della concezione unitaria del piano e soprattutto l'analogia nella questione del rapporto tra vecchie città e edilizia. Soprattutto, se mi si consente, la relazione Giovannoni-Piccinato
viene a lungo esaminata da Attilio Belli nel volume Immagini e concetti del piano. Inizi dell'urbanistica italiana, un volume del 1996, dove esposta la tesi che la costruzione del modo italiano di essere moderni in campo urbanistico è frutto del contributo prevalente di Giovannoni e di Vicinato. Il primo identificato con la figura del precursore, con il merito di selezionare i saperi costruttivi della nuova disciplina e le provenienze, quindi autori ed esperienze, Vicinato invece come colui che tali saperi ha saputo sintetizzare e codificare, continuando e completando la tecnica precedente, attingendo da più parti, operando una parziale riduzione e dimostrando una non comune capacità di sintesi, una sorta anche di intuito in maniera bergsoniana, definendo quello che poi è stato il codice della disciplina per un periodo tutt'altro che breve, anche in una forma che poi verrà rutinizzata e banalizzata, ma svolgendo appunto un'opera di persuasione sulla possibilità di costruire un piano semplice, solido e vincente, laddove semplice significa che si lavora su una convenzione fondata su regole in grado di conseguire un accordo sociale, riuscendo in questa maniera sicuramente a garantire una coerenza strutturale basata sul progetto, anche se forse, e questo sicuramente è un aspetto da continuare ad indagare, se alla fine non si riesce ad assicurare, non si è riusciti ad assicurare un'adeguata comunicazione sociale e poi il successo del piano. Di recente su questo stesso tema sono tornati nuovamente Guido Zucconi e Andrea Pane. Tra tutti gli articoli, tutti i lavori che dagli anni 90 sino ad oggi sono stati pubblicati, secondo me poi vanno sicuramente segnalati due grossi nuclei di interesse. Il primo, che è dedicato soprattutto all'opera di Vicinato a Padova e all'impegno civile che vi pratica, è riconducibile agli scritti di Elio Franzin. Il secondo invece, inerente al rapporto Vicinato-Roma e al ruolo del suo archivio per la conoscenza, è identificabile poi con gli studi promossi dai responsabili dell'archivio, e tra questi cito solo il volume Restituiamo la storia dal Lazio all'Oltremare, curato da Sergio Zevi, nel quale Giuseppe Occhipinti analizza il piano di Sabaudia, e il libro a cura di Sergio Zevi e Giuseppe Occhipinti, Idee e piani per il territorio romano. Vanno poi altresì segnalate una serie di voci biografiche, come quella redatta da Guido Zucconi nel 2000 per il Dizionario dell'Architettura del XX secolo, curato da Carlo Olmo in collaborazione con Maria Luisa Scalvini, o anche quella di Alessandra Capanna per il Dizionario Biografico degli Italiani nel 2015. In questo quadro, diciamo anche un po' disarticolato, che, e me ne scuso, che ho fornito, mi piace ricordare un'iniziativa, che è quella a cui accennava prima il professore Zevi, curata da me e dal amico collega Andrea Maio nel maggio del 2014 nella sede di Palazzo Gravina, una giornata di studio promossa dal Centro Interdipartimentale di Ricerca per i Beni Architettonici e Ambientali e per la Progettazione Urbana, una giornata che nasceva da un fatto contingente, in realtà uno stimolo che era stato offerto da un lavoro di tesi di dottorato di Sandra San Germano, intitolata Luigi Vicinato, l'impegno civile tra urbanistica, architettura e didattica, di cui Andrea Maio è stato il tutor, una tesi discussa nel 2015, e dedicata soprattutto al piano regolatore di Napoli del 34-39. In realtà la giornata di studi nasceva da un'esigenza forte, che era quella di riaprire la riflessione su una figura tanto complessa quanto nodale nel dibattito, e dal desiderio di approfondire alcuni temi e alcuni specifici episodi. Presupposto fondamentale per il suo svolgimento
se ne è parlato anche stamattina, oltre che una più approfondita conoscenza delle vicende italiane del Novecento, con il superamento di tradizionali e abusati schematismi culturali ideologici, è stata proprio la disponibilità del rito archivio personale dell'architetto, che è stato reso fruibile proprio dalla rara liberalità dimostrata dal professore Sara Giuseppi e da tutti i responsabili dell'archivio. Gli esiti di quella giornata di studi sono poi confluiti in questo volume edito da Aracne, una gestazione piuttosto lunga, il volume in distribuzione solo dallo scorso anno, un volume che, pur non avendo ovviamente la pretesa di configurare l'opera completa, si è sforzato di affrescare una figura a tutto tondo attraverso 60 anni di fortuna professionale e vicende cruciali per la storia del paese, approfondendo alcuni momenti e alcuni temi particolarmente significativi, con uno sguardo orientato sul linguaggio architettonico, sulle tecniche dell'urbanistica, sulla sensibilità dell'intellettuale per i contesti storici, sul metodo del docente e sulle curiosità dello studioso. Il volume è poi corredato da un elenco degli scritti dell'architetto, da una bibliografia degli scritti sull'architetto e sulla sua opera, lavoro che ci è costato una grossa fatica, e per usare un eufemismo, e poi da un registro dei progetti, ancora una volta questo merito dell'archivio Luigi Piccinato, l'autore del registro dei progetti è stato l'architetto Chivitti. L'operazione quindi compiuta dall'archivio è di enorme valore per lo sviluppo degli studi non agiografici su un discorso maestro, sui episodi e su temi della sua opera, meritevoli di essere indagati con una maggiore attenzione e serenità critica che oggi ovviamente una più ampia prospettiva temporale consente. A me sembra che una riflessione più articolata su Piccinato verta soprattutto attorno all'urgenza di continuare a riflettere sul valore di una eredità culturale, un'eredità culturale per molti aspetti ancora viva e attuale, e riflettere anche sulla tradizione che da lui e dai suoi contemporanei la generazione di urbanisti nata poi negli anni 30 e attiva nella fase del miracolo economico ha ricevuto. A tal proposito, e concludo, mi permetto di citare un passaggio di un'intervista che Bernardo Secchi ha fatto l'onore di rilasciarmi nel 2014. Interrogato sull'influenza esercitata da Luigi Piccinato e Giovanni Astengo sulla sua formazione, facendo riferimento al carattere scontroso dell'urbanista torinese, ovviamente cittadino eminente per dirla con Luigi Mazza, Secchi ha risposto che invece Piccinato era una persona totalmente diversa, grande professionista e molto simpatico, portava nella scuola una riflessione spesso disordinata ma che partiva da molte e diverse esperienze. Attento al disegno della città, insisteva sulla necessità di dare alla stessa una forma e di fare in modo che questa fosse aperta, disponibile a evolvere nel tempo come nel piano di Padova. Una lezione, dice Secchi, che ho sempre tenuto presente. A noi Piccinato appariva più vecchio di Astengo, e anagraficamente lo era, ma per certi versi umanamente più ricco, più curioso, più aperto ad ascoltare il nuovo che era in marcia. Grazie.
non ci eravamo messi d'accordo, ma io riprendo esattamente dove ha concluso l'amica e collega Gemma Belli, innanzitutto associandomi ai ringraziamenti al professore Zevi per l'invito e perché siamo effettivamente onorati di essere in una giornata così importante qui a Roma a celebrare un nuovo inizio per l'archivio del GPC Nato. Devo dire che la disponibilità e la cortesia, qui faceva riferimento Gemma Belli nei nostri confronti, la posso solamente confermare. Dal primo momento in cui io mi ricordo di aver telefonato al professore Zevi chiedendo l'eventualità che la nostra dottoranda potesse venire a studiare e poi di proseguire con un progetto più ampio che ha portato alla giornata di studi e alla fine al libro. E questa disponibilità mi è sembrata subito rara, lo dissi in questo colloquio telefonico, perché non me ne voglia la dottoressa, talvolta archivi anche non solo privati ma anche pubblici gestiti in maniera privatistica non sono altrettanto disponibili e aperti alla consultazione anche della componente accademica degli studiosi. Per esperienza personale, lo dico, non parlo del Lazio, però il problema c'è noto. Sì, è molto vario. E allora diciamo che constatiamo con grande piacere questa disponibilità che si è confermata negli anni successivi. Senza questo aiuto non sarebbe mai nato questo libro, non sarebbe nata, ci sarebbe stata la nostra giornata di studi e forse non saremmo qui oggi. Detto questo, mi sembra veramente d'obbligo cominciare a parlare dell'archivio e del materiale che è stato trovato e di quanto prima attraverso il dottorato, poi anche attraverso gli altri colleghi che hanno scritto nel libro, che sono stati consultare il materiale d'archivio, quanto questo lavoro preliminare sia stato essenziale per alcuni degli argomenti che, come diceva prima di me Gemma Belli, sono stato oggetto di saggi all'interno del volume. Io vorrei concentrarmi a questo punto sul caso napoletano in particolare. Il caso napoletano è uno, Napoli è uno dei contesti in cui Luigi Piccinato ha operato e per molti anni è una delle città a livello nazionale in cui lui è stato più attivo da tanti punti di vista, anzi forse proprio le diverse sfaccettature di una carriera così articolata e complessa sono visibili nel contesto napoletano, l'attività di docenza, quella di urbanista, quella di architetto e forse anche la capacità di incidere su un contesto culturale come quello napoletano e a distanza anche di molti anni, questo si è visto, è particolarmente rara. Potremmo dire che certamente le altre città in Italia sono Padova e Roma, probabilmente Roma sin dall'inizio con l'attività del MUR, e il Lazio, Sabaudia, certamente cose note che non sto a ripetere, Padova per motivi altrettanto noti e studiati. Il caso napoletano però è forse quello che nel nostro libro è più al centro dell'attenzione, un po' per ovvi motivi, era promosso da istituzioni napoletane come il Centro Interdipartimentale della Vedia II che ha promosso e finanziato la pubblicazione del libro e anche perché la maggioranza degli studiosi coinvolti erano napoletani, ma soprattutto perché forse era una delle fasi della carriera di Luigi Piccinato meno studiata, non per intero ovviamente, alcune tappe di questa fase erano studiatissime, altre un po' meno, quelle che erano studiatissime lo erano state forse con un occhio ancora pregiudicato da certe visioni, certi tipi biologici e certi schematismi, come si è detto anche prima, e forse non avevano potuto giovarsi dello studio analitico e attento del materiale archivistico. Quindi comincerei allora proprio con l'insegnamento. L'insegnamento di Piccinato alla Università di Napoli, quella che oggi è la Federico II, cui noi apparteniamo, è stato un onore, un prestigio per l'Ateneo avere avuto questa figura che ha in effetti iniziato i propri passi da docente proprio
all'Università di, alla Facoltà di Architettura di Napoli. Ricordo che alla giornata di studi di Napoli 2014 fu ricordata la circostanza per cui Luigi Piccinato dormiva a volte anche nella facoltà in trasferta da Roma, e questa cosa ci divertì molto all'epoca, ma ci dà anche forse la misura di una passione per un modo di lavorare che oggi non è più pensabile. Napoli quindi è l'insegnamento. La didattica che Luigi Piccinato ha esercitato è stata decisiva e ha influenzato le collezioni di architetti napoletani e non solo. Nell'elenco, per esempio, degli allievi dei corsi di Luigi Piccinato ho ritrovato diversi nomi poi che mi sono capitati in altre ricerche di altro tipo, che in giro per la campagna, anche fuori da Napoli, sono stati molto attivi e personaggi di un certo rilievo. L'architetto aveva un corso che inizialmente si chiamava Edilizia Cittadina e poi nel 1932 cambia nome e diventa Urbanistica. Non è un cambiamento da poco, perché diciamo è la prima volta che si utilizza questo termine di urbanistica nel corso degli atenei italiani, quindi è in qualche modo veramente un punto di inizio per la disciplina, o almeno per l'insegnamento della disciplina. L'esame era suddiviso in due annualità e quindi era quarto e quinto anno, se non ricordo male, quindi era un esame approfondito, questo doppio esame che partiva con, queste sono tutte notizie che la collega riporta nel suo saggio, nel libro, in maniera certamente più approfondita e meglio articolata di quanto non possa fare io, e prevedeva quindi uno studio della storia della città, dell'urbanistica nel tempo, fino ad arrivare ad un'analisi degli elementi costitutivi della città e infine ad un vero e proprio progetto. E questa idea della storia come elemento di partenza per lo studio analitico dei fenomeni urbani mi sembra non di secondo piano, in un momento in cui certi insegnamenti poi sia all'epoca che dopo sono entrati anche in crisi. Il fenomeno Piccinato è anche un fenomeno, la sua personalità è una caratura morale e culturale notevole, la sua conoscenza della storia, io mi riferisco in particolare anche degli studi, non solo italiani ovviamente, del contesto europeo e internazionale in generale, il contesto tedesco per esempio che conoscevo molto bene, ma non solo quello, rientrano in questi ambiti, e forse alcuni riferimenti erano proprio di ambito germanofono, tedesco, viennese, riferimenti di precedenti studi di storia della città. Questa tappa dell'insegnamento nella facoltà napoletana la ritengo decisiva anche per la durata, non direi per qualcuno, che è di 20 anni, termina nel 1950, nel secondo dopoguerra, quindi un arco di tempo talmente vasto da vedere anche l'evoluzione ovviamente dei programmi, delle modalità di insegnamento e un aggiornamento della disciplina, che si deve poi in larga parte al suo studio e alle sue riflessioni. Se lui si autodefinisce il padre dell'urbanistica italiana, non è solo una autocelebrazione, ma questa affermazione contiene una forte dose di verità, ovviamente. Proseguendo, proprio per verificare questa capacità così versatile nella professione, oltre alla docenza e oltre al ruolo di urbanista, che adesso vedremo che anche vede Napoli come uno dei contesti in cui si trova a operare in maniera più approfondita, c'è quello da architetto. Architetto negli anni prima della guerra, negli anni 30, voleva dire anche fare concorsi. E questo è stato molto ben studiato da colleghi storici, quanto questo sistema dei concorsi fosse un sistema complesso, non sempre trasparente, non sempre pulito, gestito da una sorta di cupola, potremmo dire, costituita proprio da Giovannoni, da Piacentini, da Calzabini, tutti personaggi che gravitavano tra Roma e Napoli soprattutto,
Calzabini si trovava proprio a Napoli ed è lo sponsor di Luigi Piccinato perché arriva ad insegnare a Napoli, ed è colui che gli affida l'insegnamento proprio di urbanistica della Loredana. Questo per dire che un architetto così giovane, come è stato detto prima, allievo di Giovannoni, viene inserito subito in un sistema complesso di personaggi non facili, ecco, come dire, per usare un eufemismo ancora. E uno di questi concorsi, tra i tanti, io devo dire che Luigi Piccinato non è il protagonista dei concorsi, almeno napoletani, e questo deve dire da un certo punto di vista. Chi vince questi concorsi sono in genere sempre le stesse figure, e Luigi Piccinato non li vince. Questo vuol dire molto bene. Il concorso per la stazione marittima di Napoli, nel 1933, infatti, è vinto da altri architetti non napoletani, vengono da fuori e sbaragliano qualsiasi concorrenza. Il progetto di Luigi Piccinato è un progetto interessante perché senz'altro in linea con le avanguardie europee, in particolare tedesche e francesi, in linea con un modo, anche una metodologia progettuale che non è quella tipica degli architetti della sua epoca. Questo lo rende, diciamo, un personaggio già europeo come tipo di cultura, non provinciale, non locale. Questo lo dico perché in fondo la storiografia tradizionale e canonica molto spesso invece un po' marcato non l'attività di Piccinato ma quella dei suoi maestri, come un po' provincialistica quella di Piacentini, valga per tutti, salvo poi oggi forse verificare anche l'attività di Piacentini al di là dei filtri ideologici e politici che sono stati utilizzati, se effettivamente dal punto di vista disciplinare sia stato un fallimento o no. Non è questa certa la sede per farlo e non spetta a me. Però io rileverei che rispetto al maestro certamente la figura di Piccinato è già ormai diversi passi molto avanti, e questo mi fa piacere ricordare che sulla copertina del libro, non faccio televendita però insomma, ecco, il libro è qui, c'è proprio la stazione marittima di Napoli. Questo era un disegno inedito che non era mai stato pubblicato, non l'ho mai visto finora, che gentilmente l'archivio ha concesso anche per la copertina, e siamo contentissimi di averlo anche visto sulla prima pagina home page del sito dell'archivio, quindi a maggior ragione si chiude un cerchio e tutto torna. Concorsi, dicevamo, e quindi l'attività dell'architetto. Ci sono concorsi di altro tipo e piani, invece comincia un po' un'attività di scala urbana. Già nel 1938 su Napoli, a parte quella svolta altrove ovviamente già prima, ma con Napoli un primo approccio è quello del piano per il Rione Carità a Napoli. Essendo un pubblico ovviamente romano, non napoletano, credo non sia inutile sottolineare che questo è un piano di ristrutturazione di una zona già abitata, già stratificata, che viene rasa al suolo e ricostruita. Secondo un modello che era quello degli sventramenti, che in epoca fascista non era affatto un caso raro. E in questa zona anche il piano di Piccinato non verrà realizzato. Prima di lui vi era stato proprio Giovannoni a redigere un altro piano per la stessa zona che pure non viene realizzato e portato a compimento. In realtà il discorso è molto complesso e come sempre i processi amministrativi e burocratici che comportano l'adozione di certi piani è una sorta di giungla terribile da cui, in cui è difficile districarsi, per cui in realtà alla fine il piano sarà completato per la parte che viene sottolineata in rosso in realtà dopo la Seconda Guerra Mondiale, negli anni, a partire dagli anni 50, in maniera abbastanza conforme anche da tutto quanto era stato pensato prima, tra l'altro con la costruzione del noto grattacielo della Società Cattolica Assicurazioni, vituperato e considerato quasi l'emblema della speculazione edilizia napoletana, per avere anche avuto ruolo nel film di Francesco Rosi, Le mani sulla città, di cui molte scene sono girate dentro il grattacielo di Napoli. Ora, non è il caso quindi di divulgarsi anche su queste cose, ma
Caltagirone è opera di un collega di Luigi Piccinato, che è Stefania Filo Speziale, architetto donna di grandi capacità, oggi altra figura da riscoprire, direi, e da riconsiderare in maniera critica molto diversamente rispetto al passato, che condivide un certo percorso con Luigi Piccinato, che adesso vedremo in particolare alla mostra d'Oltremare di Napoli, in cui il nostro è parte attiva e primaria. Il piano del 1939, così detto. Questa è effettivamente una pietra miliare, e non uso questo termine per enfasi, non solo dell'attività professionale di Luigi Piccinato, ma io direi dell'urbanistica italiana del Novecento. E Piccinato lo dice spesso, cita questo lavoro come una sorta di, da un lato, qualcosa di sperimentale che ha potuto mettere alla prova certe elaborazioni teoriche del proprio lavoro, ma dall'altro invece una misurarsi con un contesto difficile come quello napoletano, che ha messo alla prova l'elaborazione teorica, come per dire: se a Napoli funziona, funziona ovunque. Questo non solo e non tanto per magari un contesto politico, sociale, che poteva essere non tanto peggiore di altre città italiane, quanto anche per la conformazione fisica della città. E su questo ci torno tra poco. La cronologia qui esposta, che non è mia, della nostra dottoranda, non l'abbiamo citata mai, si chiama Sandra San Germano, a volte ci avevi detto il nome, ok. No, mi sembra doveroso dirlo, e è stato un po' il nostro cavallo di Troia, no? Per tutto il figlio Piccinato. E dicevo, questa cronologia mostra veramente l'iter complesso dal 33, l'anno in cui comincia l'incarico dell'Unione Industriale di Napoli e la Fondazione Politecnica del Mezzogiorno, si arriva per la promozione definitiva al 39, 6 anni. In realtà il piano nel 35 è pronto, ci vogliono 35, inizio 36, ci vogliono 3 anni e mezzo perché l'approvazione passi da quella iniziale dell'amministrazione del Podestà a quella definitiva che con la legge del maggio del 39. E il piano viene conosciuto quindi quando normalmente come piano del 39, ma in realtà anche come piano Piccinato. Su questa paternità, anche qui lo diamo per scontato che sia il piano Piccinato, in realtà non è così. Il piano è elaborato da un team di professionisti e di studiosi, non certo di secondo piano, di personalità di un certo rilievo, ma la vera anima è Luigi Piccinato. Quindi se prendo il nome dal suo autore principale è perché questa ipotesi è stata corroborata dai documenti trovati in archivio, dalle sue relazioni, le relazioni scritte di pugno da Luigi Piccinato quasi corrispondono all'elaborato finale del piano, quindi abbiamo una prova che di mano sua, tranne pochi cambiamenti. E ecco che allora dica Piccinato, adesso sappiamo che lo possiamo dire con cognizione di causa, non solo per pregiudizio. Questa è una tavola sintetica del piano, e qui vorrei solo spendere pochissime parole per non dilungarmi troppo, ma per giustificare quanto dicevo prima circa la rilevanza di questo lavoro nella storia dell'urbanistica del Novecento. Perché è così importante? Io direi che lo è per un paio di motivi che è lo stesso autore a darci. Prima di tutto perché un concetto abbastanza nuovo, quello della città come organismo, viene applicato alla città di Napoli, ci faceva anche prima Cosè Zevi stamattina, e la città come organismo, certo, è un concetto anche questo che viene all'estero ed era stato già pronunciato fuori dall'Italia, ma in Italia trova una sua diversa anche collocazione. Piccinato si misura con questo contesto geografico, geomorfologico, campi flegrei, isole, lungomare, una città stretta fra il mare e le colline. Napoli è difficile come città. Lui pensa
a una pianificazione che sia non solo di zone di espansione, ma di pianificazione che si adegui alle prospettive economiche, di crescita demografica e tanti altri aspetti. Pensa non più allo sviluppo lineare che la città aveva sempre avuto, lungo la fascia costiera ovviamente, per motivi storicamente chiari, ma ad uno sviluppo che definisce stellare, che guardi più verso l'entroterra, quindi spostando il baricentro dell'espansione verso l'entroterra e le fasce interne. Questo in realtà poi è avvenuto nel corso degli anni e qui direi che in effetti forse la storiografia, veniva citato prima per esempio gli studi di Lezio De Lucia e di tanti che hanno studiato proprio il piano del 39 in particolare, sono stati dati a volte anche giudizi un po' apodittici. Mi sembra che proprio De Lucia dicesse che se il piano del 39 fosse stato approvato sarebbe stata una sciagura terribile per la città di Napoli, perché il piano viene approvato ma non è mai messo in atto, questo è in realtà. Io non sono tanto d'accordo e ovviamente quello che possiamo col senno di poi verificare che certe direttive contenute nel piano, anche se il piano non è stato messo in atto, sono passate negli anni successivi e quindi hanno fatto parte di una cultura che si è stratificata e in effetti l'alleggerimento della fascia costiera per quanto possibile in una situazione caotica e complessa per la napoletana in qualche modo è avvenuto. L'altra grande impresa che l'architetto compie è quella della mostra oltremare. Siamo più o meno in contemporanea agli anni, agli eventi del piano regolatore della città di Napoli. La mostra d'oltremare viene terminata in pochissimo tempo, costruita in 10 mesi tra il 39 e il 40. Nel 40 viene inaugurata un mese prima dell'entrata in guerra dell'Italia, quindi il destino triste di questa città del fiera dedicata al settore è il destino di vivere praticamente per un mese fino alla guerra e subire poi bombardamenti durante gli eventi bellici ed essere poi ricostruita dopo, alla fine della guerra. Ovviamente in difformità con delle modifiche rispetto al progetto originario, in cui anche lo stesso Luigi Piccinato interviene ricostruendo la sua opera. Io vorrei innanzitutto fermarmi un attimo sul problema del piano della mostra, che è un piccolo piano che usiamo per il piano della città, perché in effetti l'insediamento della mostra oltremare non è un elemento puntuale circoscritto, ma rimanda ad un'espansione della città verso ovest, verso il quartiere di Florigotta, che si andava progettando e costruendo proprio in concomitanza con la costruzione della mostra oltremare. Quindi non è solo un elemento mostra, è la mostra con tutto il quartiere, con l'espansione verso ovest della città, un quartiere che oggi è un quartiere parte, nemmeno più periferico ovviamente, all'epoca forse invece lo era. Quindi il ruolo di Piccinato è un ruolo duplice, perché da un lato è coinvolto da Marcello Canino, che è il coordinatore della mostra, dall'altro lato come anima del piano regolatore di Napoli si occupa anche dell'espansione verso ovest e quindi di quello che c'è al contorno. Il piano redatto poi dagli uffici comunali per il settore di Florigrotta pare che è anonimo, ma pare dalle ricerche che proprio io mi sono occupato nel volume di questo, quindi l'ho verificato, pare sia di Canino e quindi visto che c'era proprio un tandem tra i due, tutto questo non poteva non avere una relazione. La mia ipotesi che ho esposto nel volume è che il ruolo di Luigi Piccinato nella questione della mostra oltremare sia molto più rilevante di quanto finora non si fosse creduto, per una serie di motivi. Lui, teoricamente, l'autore del coordinamento è Marcello Canino e Piccinato insieme a Carlo Cocchia, altro bravissimo allievo della scuola napoletana, si occupa del verde, quindi il piano complessivo della sistemazione di giardini, alberature, eccetera, che non è secondario, lo scrive sulla rivista Architettura, è quasi come dire il piano del verde che determina poi la costruzione dei loggi e degli edifici.
e lo dice non perché lo fa lui, ma lo verifichiamo proprio poi nell'iter concettuale della cosa. E inoltre lui è autore di uno degli edifici principali del Teatro Mediterraneo insieme al Palazzo dell'Arte, che è un edificio che si poi è questo praticamente, questo qui. Quindi sull'asse principale che dall'ingresso alla mostra conduce verso il Parco dei Divertimenti, che è di Luigi Piccinato insieme al Parco Faunistico. Questo ruolo quindi, come si vede, è un ruolo complesso che probabilmente è il personaggio che tra i tanti coinvolti nella mostra, citavo Stefania Filo Speziale, Carlo Coccia, ma Giulio De Luca, Roberto Pane, tanti personaggi che hanno fatto la storia del secondo Novecento napoletano e non solo, Luigi Piccinato è forse quello che è coinvolto in misura maggiore anche rispetto agli altri. Poi ci sono tante altre motivazioni che sarebbe troppo lungo esporre qui, ma la mia idea è che forse lo schema del piano, che poi ha molte analogie con Sabaudia, non è detto che non sia di mano di Piccinato, che non abbia, come dire, giocato di un contributo forte suo che il Canino poi ha accolto, ovviamente. E questo è proprio il Teatro Mediterraneo, l'auditorium in particolare, bombardato durante la guerra, una bomba cade proprio sulla sala che viene completamente distrutta, e quindi negli anni 50 lo stesso Piccinato ricostruisce in forme diverse, eliminando la galleria superiore, il teatro, correggendo il suo progetto, criticando anche il suo progetto per alcune motivazioni di carattere anche acustico, di visibilità, non da poco questo atteggiamento anche autocritico. Infine, questo è proprio il progetto del 52, queste sono anche le sezioni, sono materiali di archivio, perché quelle che precedentemente erano state pubblicate erano stranamente anche leggermente difformi da queste. Devo dire, qui torno a ringraziare l'archivio, ma non lo faccio per forma, veramente il contributo è stato fondamentale. Sulla mostra Oltremare sembrava potersi non dire più nulla, sono state pubblicate monografie come quella di Umberto Siola e studi di vario tipo e di taglio differente, sembrava essere un capitolo chiuso. No, grazie all'archivio, a materiali inediti, si è visto che non è fatto così. Detto questo, volevo appunto mostrare anche il Parco Faunistico, questa è la planimetria proprio di mano di Piccinato, il Parco dei Divertimenti, erano anche, secondo me, ambiti in cui si è divertito a progettare, si vede che dai disegni d'archivio, le gambe per gli animali, quelle delle giraffe o degli altri animali, erano un ambito di libertà creativa dove non c'erano i rigidi schemi di un teatro come invece aulico importante doveva essere. Chiudo con la fase del dopoguerra, quando Piccinato adesso non insegna più a Napoli, ma continua un rapporto stretto con la città, con due piani, in particolare questo comprensoriale del 1964 e quello poi del 69, che è il piano di coordinamento territoriale. Sono, ecco, i decenni degli anni 60, un decennio ormai di un'attività matura, in cui il tema urbano viene ampliato a un contesto che è molto più ampio, quello territoriale, quello regionale. Queste sono cose che, per la verità, Luigi Piccinato aveva già avanzato come idee negli anni 30, forse più timidamente, chiaro, però adesso emerge con forza questa necessità di una contestualizzazione molto ampia, di una rete infrastrutturale che, a caso di Napoli, tra l'altro, era una rete estesa, con le ferrovie che già dagli anni 20 esistevano, Cumana, Circumvesuviana, che collegavano l'Interland, eccetera. Questi piani purtroppo hanno tutti vicende sfortunate e ecco, forse la storia della progettazione, forse proprio Giuseppe Chipinti lo dice nel suo saggio, una storia un po' sfortunata, di piani realizzati, di occasioni perdute, ma che sul piano invece disciplinare e culturale lasciano un'eredità di estremo interesse. E chiudo con questa immagine, chiudo solo qui la stazione centrale di Napoli, non è il disegno di
progetto e come è stata realizzata. Chiaramente sappiamo che Piccinato ha avuto un ruolo marginale nella vicenda, con De Luca, con Giulietta, Carlo Cocchia, quindi proprio quel gruppo, e Pierluigi Nervi. È un gruppo in cui pare che forse il rapporto più decisivo sia stato quello dell'amministrazione comunale, dell'ufficio tecnico, che poi forse ha preso in mano la situazione, mettendo insieme le diverse idee, dei contributi di personaggi di rilievo come Piccinato, Nervis, che non hanno bisogno di una presentazione. Ma al di là anche dell'aspetto, come dire, forse potremmo parlare del problema della tutela e della conservazione, quest'opera è stata a rischio grave di quasi di demolizione, non quasi, diciamo che è stata a rischio, si era proposto un abbattimento e una ricostruzione ex novo della stazione in virtù di uno spregio totale dell'architettura del secondo Novecento, e si sono espressi con, per fortuna, con successo in difesa della stazione, i nostri colleghi, come Benedetto Gravagnolo, che purtroppo è scomparso, docente di storia dell'architettura, e Pasquale Belfiore, sono riusciti ad evitare una compromissione totale dell'edificio, che è un edificio invece che proprio Pasquale Belfiore ha studiato analiticamente, oltre ad altri contributi più recenti, dimostrando che è un edificio interessantissimo e che rinnova completamente e stravolge la tipologia della stazione ferroviaria. E devo dire, oggi il nuovo progetto, per chi di voi sia stato a Napoli anche solo di passaggio dalla stazione, non si può non notare l'intervento di Dominique Perrault, che ha stravolto la piazza con una struttura ramificata in acciaio nuova, che elimina per esempio il braccio che si protendeva verso la piazza come terminal di bus, eccetera, e tutto questo non è stato mai minimamente considerato, nel senso della perdita di un rapporto tra scena urbana ed edificio, di interno ed esterno. Sono tutte considerazioni che mai sono state fatte. Io mi sono permesso a volte di avanzare delle perplessità rispetto al progetto di Perrault, che non sembrava misurarsi con il contesto, ma pare che non interessi a nessuno. Sarebbe una di quelle cose che, insomma, visto, sembra un caso altrettanto clamoroso e patologico, ecco. Però nel caso di Napoli, la stazione centrale e la porta della città, il minimo di considerazione sarebbe auspicabile. E ecco, chiudo con questa immagine, quindi, con il Vesuvio sullo sfondo, che il nostro avrà sicuramente visto tante volte ed apprezzato, ritornando, diciamo, al nostro punto di partenza, cioè questo lavoro e questo libro, che per noi è stato un qualche anno di lavoro che ci ha veramente familiarizzato con una figura così cruciale. Vorrei vedere questo libro non come un punto di arrivo, ma come un punto di partenza e di collaborazione con l'archivio, con il Piccinato, con tutti quanti vi lavorano, un punto di partenza per una riconsiderazione critica, seria, del lavoro così cruciale, come è giusto che sia fatto oggi a distanza di tempo, con un occhio disincantato, nel bene e nel male, voglio dire, senza pregiudizi né negativi né positivi, come oggi penso che si sia in grado di fare. Grazie. Io ringrazio il Presidente. Siamo aperti, il fatto che ci sia il sito, è un ulteriore problema di questo.
c'è un'apertura verso il mondo, non una chiusura, questo sempre per ribadire certe brutte esperienze. Assolutamente. Io adesso è disintuzione. Sì, sì. Questa è degli anni inizio 90. Prima. È una testimonianza ormai storica, anche se eravamo tutti già adulti, ma è una testimonianza storica perché la situazione è completamente non c'è più. Come ultimo intervento, come ultimi due interventi, no, a meno che poi non ci siamo altri, io ho invitato a parlare Elisa Del Brocco e Agostino Eduardo, che sono, perché loro hanno fatto un'esperienza particolare all'interno dell'archivio, perché hanno iniziato come borsiste e hanno concluso come archiviste junior, perché nel frattempo si sono laureate e quindi hanno, diciamo così, fatto un passetto in avanti anche in termini di ruolo per l'archivio. Allora mi sembrava molto giusto chiudere con loro. Collaborazione di diverse figure con competenze specifiche.
importante soprattutto in questi archivi così complessi e così peculiari come è stato quello di Luigi Piccinato. E possiamo dire che le difficoltà che abbiamo incontrato, soprattutto all'inizio, per me, innanzitutto deriva dal fatto che l'archivio di Luigi Piccinato è un archivio personale e quindi già presenta di per sé delle caratteristiche specifiche che escono un po' fuori dai canoni di un archivio amministrativo, comunque più classico. Altre difficoltà, come già è stato detto, era proprio nei materiali che Luigi Piccinato usava, quindi c'erano radex, lucidi e le dimensioni, che sono state la nostra croce. E se, diciamo che ci ha portato via molto molto tempo, quindi proprio nel maneggiarli era la difficoltà vera e propria. Come prima fase posso parlare della mia esperienza proprio pratica, come prima fase noi solo lo usavamo e riarrotolavamo i tubi soltanto per poi poterli assemblare. Esatto. La lunga vita dell'architetto quando stava in uscito. Questa è stata la prima fase. Che non aveva niente a che fare con l'archivistica, ma che poi ci è servito appunto per la seconda fase, che era quella di divisione delle fasi progettuali, e in seguito della segnatura e della stesatura di singolo documento, singolo foglio, lunghi metri, ripeto, e infine. Non erano così, non esagerare. La maggioranza. Però c'erano da fare quei bagni. Di quelli piccoli si faceva il collasso, quindi portarli alla misura giusta. Esattamente, perché comunque le dimensioni erano quelle totali. Attenzione. Infine il ricondizionamento in tubi e in quelle che abbiamo chiamato cartelle, che poi sono stati anche. Questo ricondizionamento è servito per l'invio per poi essere per la digitalizzazione degli elaborati grafici. Poi dei successivi invii ci parlerà Agostina. Posso dire che questo clima favorevole che si è creato ci ha portato anche al contratto di lavoro vero e proprio, che per noi è stata una grande soddisfazione, dove in questo caso ci siamo noi ritrovati a gestire le fasi di lavoro, a scontrarci con gli architetti al posto di Vincenzo De Meo e a coordinare i nuovi corsisti, quindi sia gli archivisti ma anche gli architetti, perché li abbiamo fatti scontrare a loro volta con gli archivisti, quindi non è facile. Del lavoro ce ne parla. Buonasera a tutti, io sono Rossina Trovato, come dice anch'io provengo dalla laurea magistrale in archivistica che vedo in nomina, e anch'io sono entrata in contatto con questa realtà tramite una borsa di collaborazione dell'università. Non parlerò dell'approccio iniziale dell'archivio perché pressappoco è simile al suo, però fortunatamente oltre ovviamente al coordinamento del dottor De Meo c'era anche quello di Elisa che ci lavorava già da un anno, per cui è stata una grandissima mano. Parlerò invece proprio di questo progetto di collaborazione professionale di 6 mesi che ci è stato proposto una volta conclusa la borsa di collaborazione. Si trattava quindi di 6 mesi di collaborazione entro i quali bisognava portare a termine il progetto che il dottor De Meo aveva iniziato. Quindi il primo passo è stato quello di stabilire quali fossero le priorità. Quindi innanzitutto completare la sfedatura archivistica di tutto il fondo. Mancavano circa 70 progetti quando abbiamo iniziato. Quindi innanzitutto completare la descrizione. E una volta completata la descrizione, come accade in tutti i grandi progetti archivistici, bisognava effettuarci una sorta di revisione della banca dati, perché avendoci lavorato moltissime persone,
bisognava appunto alla fine far sì che questo database fosse uniforme. Abbiamo quindi, una volta finita tutta la schedatura, fatto questa operazione di revisione e abbiamo redatto due, diciamo, guide per la compilazione e la lettura dell'unità archivistica, per la compilazione dell'unità archivistica e per l'unità documentaria. Oltre appunto alla descrizione, gli altri aspetti fondamentali da tenere in considerazione riguardavano, diciamo, la digitalizzazione, perché bisognava verificare che tutto il materiale cartaceo che era stato consegnato alla ditta fosse ritornato integralmente e verificare se la ditta avesse realmente digitalizzato tutto ciò che andava digitalizzato, tutto ciò che andava fatto, cosa che in molti casi non è avvenuta, per cui siamo stati costretti a creare dei nuovi cubi da inviare nuovamente alla ditta, e per questo motivo appunto abbiamo avuto grossissime difficoltà alla fine a ricondizionare tutto, perché ovviamente dovevamo riaccorpare ciò che avevamo estratto nei tubi originali, quindi nuovamente aprire il punto. Infatti proprio da questa fase di controllo ci ha veramente portato via moltissimo tempo. L'altro aspetto invece poi era proprio quello del silo. L'obiettivo di qualunque progetto archivistico è quello di rendere un archivio visibile, accessibile. E una volta appunto che il dottor Mannucci, l'informatico, aveva creato il sito, ciò che bisognava fare era stabilire cosa mettiamo sul sito, cosa va sul sito e in che modo queste informazioni che mettiamo devono essere rappresentate. Quindi con il dottor Occhiviti in particolare abbiamo stabilito quali elementi tra tutti quelli che abbiamo inserito nella descrizione archivistica dovessero essere poi resi visibili tramite il sito. Ora spero che internet mi assista. Dovrebbe essere Siena. Ad ogni modo, abbiamo stabilito quali elementi appunto andavano riportati per l'unità archivistica e per ogni unità archivistica creare la didascalia di ogni unità documentaria. E dice, non era così semplice perché proprio uno dei criteri base dell'archivistica è quello dell'uniformità, per cui come restituire queste informazioni in un modo comprensibile e che fosse uniforme vista, diciamo, l'enorme complessità della documentazione. Si per modo collegamento c'è, ma purtroppo siamo. Sì, esatto. Perché devo stare anche pensando per voi. No, no, no. Allora adesso. Vabbè, no, però forse se andiamo sul fare del dipartimento. Sì, vabbè, possono anche parlare di altri. Era giusto per fare. Quelle che sono state selezionate abbiamo deciso di mettere in video.
diciamo rilevanti per un utente che la cioè, dal punto di vista dell'immediatezza, per esatto. Quindi una volta, per quanto riguarda l'implementazione del sito, un ruolo importante è stato svolto dagli studenti dell'alternanza scuola lavoro, che provenendo da un istituto informatico si sono adoperati per inserire dati. Tengo però a precisare che si sono anche occupati, sotto ovviamente la mia supervisione, della descrizione archivistica, perché essendo il progetto dell'alternanza scuola lavoro finalizzato a far conoscere ai ragazzi tutte le varie fasi del lavoro nell'ente, per noi era giusto che appunto oltre a occuparsi dell'inserimento dei dati capissero personalmente appunto come anche il lavoro dell'archivista venisse portato avanti. Quindi oltre al sito vorrei sottolineare che abbiamo cercato di dare visibilità all'archivio Piccinago anche tramite i social, in particolar modo Elisa ha scritto un articolo pubblicato sulla piattaforma Archivi Italiani. Ah, sì. Sì, che peraltro poi appunto ha girato un po' anche su Facebook, per cui una forma in più di visibilità per me. Ma l'archivio non si è pensato. Prima del sito è comparso un articolo sì, su Archivi Italiani. Lo prenderei anche, ma penso che ci mettiamo. Diciamo che con la schedatura archivistica, il controllo dei file digitali, del materiale cartaceo, il progetto diciamo potrebbe essere definito come concluso, però mi preme sottolineare che in realtà per valorizzare questo archivio potrebbero e dovrebbero essere portate avanti altre attività di valorizzazione che lascio di stare brevemente però da realizzare. Piccola accesa. Niente, sono gli obiettivi futuri che pensiamo sia giusto raggiungere. Proprio perché l'archivio di Luigi Piccinato, come la maggior parte degli archivi di persona, non ha una sola tipologia documentaria. Come abbiamo visto, c'è un fondo fotografico molto interessante, tra l'altro che ha bisogno di una cura particolare rispetto agli altri documenti, e il fondo di scritti, quello in cartelle, che già è stato utile per contestualizzare la documentazione che abbiamo già descritto, quindi sia per comprenderla meglio che per datarla, fondamentale. Quindi questo la rende importante tanto quanto gli elaborati grafici che sono ora visibili sul sito internet, e quindi noi ci auguriamo che avranno la stessa visibilità e lo stesso trattamento che è stato dato agli elaborati grafici. Grazie. Ringrazio, a meno che non ci siano domande particolari, ringrazio. Posso dire stati saluti sì, figli al sì. Vieni, Andrea. Ma devo fare un appunto che avendo conosciuto il professor Piccinato, seguendo tutta la sua storia, lui non ho sentito menzionare un concetto al quale lui dava fondamentale importanza e che lo aveva realizzato da Camillo Sitte, e lui lo ha sviluppato, lo ha portato avanti in tutta la sua produzione, e che il concetto, specialmente il dottor Conoscente, e che lo ha rivalutato molto, specialmente quando ha fatto le sue conferenze a partire dagli anni 1950 all'Università della Plata in Argentina, che è il concetto dell'aderenza, l'aderenza tra l'urbe e la polis, tra il territorio, tra il clima, con il clima, con l'orografia, con la fauna, e che è un concetto che
una importanza talmente fondamentale che per dimenticarlo assistiamo oggi a tutti i disastri ecologici. Non si valuta. E lui lo ha detto specificamente nella conferenza a Buenos Aires, che qui era stata un'immagine del professore che viene negli anni 50, diceva la storia dell'urbanistica è la storia dell'aderenza, è la storia dell'aderenza tra l'ultima, poi tutti questi e che bisogna averlo molto presente, perché è il pilastro fondamentale per cui noi oggi dobbiamo applicarlo per la salvaguardia della via, una cosa fondamentale. Assolutamente. Volevo solo ringraziare perché è assolutamente doveroso il dipartimento, il professor Nazzeri, l'architetto Chipini, che si sono occupati di questa cosa meravigliosa. E oggi l'ho sentito dire è la festa dell'archivio e io mi associo con tutti i colleghi possibili. Volevo solo dire che quando, dopo la morte di papà, si sono la figlia di Lucia, lo Stefani, e dopo la morte di papà abbiamo deciso di donare al Dipartimento, tramite il professor Rosario, l'archivio. Eravamo mossi fondamentalmente, anzi assolutamente, dall'idea che un patrimonio inerente all'attività professionale e didattica di papà non dovesse rimanere come un cimelio nelle mani, magari disperdendosi nelle mani di pochi familiari, ma dovesse assolutamente essere, come recita mi pare, si chiama homepage, patrimonio di tutti. E quindi sono rimasta veramente entusiasmata, scusate se non lo sta, stamattina soprattutto, nel sentire quanto sia questo progetto alla base del vostro lavoro e della vostra attività, non raccogliere per conservare, ma raccogliere per proiettare, ma anche secondo me conservare fruibilmente. No? Ecco, questo volevo dire, veramente un lavoro eccellente. Di essere rimasti fino a qua.